Dunque, la scenografia di questo spettacolo nasce da un felicissimo incontro con un grande scenografo con il quale io ho avuto il piacere di lavorare quest'estate, con il quale abbiamo fatto uno spettacolo che è stato presentato in anteprima a Napoli Teatro Festival, di cui lui era anche regista, che è Bruno Garofalo. E in quell'occasione ci siamo ovviamente trovati, incontrati insieme a Pino Strabioli ed è nata l'idea di fare girare intorno a questa dinamica, a questo ménage à trois, una dinamica di una stanza che in qualche modo non avesse vie d'uscita, anche perché i personaggi sono in realtà tre stereotipi e tre persone, chiaramente con la loro fragilità, in cerca di un orizzonte diverso, in cerca di una fuga che in realtà non avverrà, perché poi l'equazione a ripetere, che è quella che nasce fin dall'inizio dello spettacolo, negli intenti ciascuno di questi personaggi di voler evadere dalla propria vita, quindi una specie di situazione quasi claustrofobica che ha come delle uscite, ma in realtà non le ha. E questo letto intorno al quale ruota tutta la vicenda, con queste tende dove c'è ovviamente la situazione di finto nascondiglio dei personaggi che a loro volta si camuffano un po' dietro a queste finte quinte e ovviamente la situazione un po', diciamo, di precisione borghese. Questa è la casa del coprotagonista dello spettacolo, che è Riccardo Polizzi Carbonelli, che si chiama Gerardo nella pièce, ed è la casa, diciamo, di un seduttore un po' molto preciso, metodico, che ha, come dire, un amore per il rigore, per il controllo della situazione. Infatti tutto è, diciamo, apparentemente perfetto. Anche i toni che vanno un po' sul grigio piuttosto che sullo scuro, oppure sul chiaro, insomma, sono stati un po' pensati apposta in funzione a questa specie di, chiamiamola elegante tana, che è un po' una sorta di gabbia di prigione dalla quale poi i personaggi, in modo brillante, ovviamente non riusciranno mai ad evadere.